Siamo agli ultimi minuti, mancano 13 minuti, quasi 14 minuti alla fine della trasmissione. Abbiamo capito che il destino di Luciano D'Alfonso non è quello di fermarsi, anzi assolutamente, ma che c'è un progetto regionale. La domanda inevitabile è con chi questo progetto regionale? Qui ormai, dicevi bene prima, sta cambiando lo scenario politico. La presenza di Monti ci costringerà, vi costringerà a riscrivere anche le regole della politica e quindi forse gli statuti stessi dei partiti. Con chi costruisce il progetto Luciano D'Alfonso? Ma io non ho mai creduto alla supponenza dei parallelepipedi isolati dei partiti. Ho studiato una vita il fenomeno dei partiti. I partiti sono delle speciali agenzie della società, per capirla la società. Bersani, il migliore Bersani, ha scritto, ha teorizzato, ha detto in pubblico che il partito è un'infrastruttura che organizza la società. Parlare oggi di avventure elettorali che si esauriscono nel perimetro dei partiti significa fare operazioni burocratiche, al massimo liturgie. Invece le alleanze vanno fatte con i cittadini. Se si vuole sapere dove va il mio voto, io ogni volta che ho votato Partito Democratico, essendo stato il primo segretario di questo partito in Abruzzo. Nel palazzo di mia nonna a Letto Manoppello è ospitata la sede del Partito Democratico del mio paese, dove insomma io abitualmente vado, ho un grande rapporto con interi gruppi di questo partito, delle quattro province. Poi ogni tanto, diciamo, ci sono dei motivi di incomprensione, dei quali leggo sulla stampa, che sono più il frutto di una progettazione isolazionista, solitaria, che è la corrispondenza di un fatto reale. Per esempio ho letto su un giornale che ci sarebbe stato non so quale capitombolo del Partito Democratico a Montesilvano, perché io sono andato a presentare un libro scritto a sei mani con altri due interlocutori, dei quali il protagonista era il candidato definitosi dopo per l'Italia dei Valori nelle competizioni elettorali di Montesilvano. Io ho svolto, diciamo, un appassionato ruolo nel dare il mio punto di vista all'interno di questo libro sull'idea della Grande Pescara. E poi abbiamo ragionato in pubblico su questo e su altri fatti. Ho assistito ad una bella competizione che ha regalato oltre il 50% della campagna elettorale corrente. E poi, per tutta risposta sulla stampa, ho letto che questo mio intervento ha determinato, primo, una specie di esistenza da gamba tesa lì, e poi la vittoria certa in matematica e automatica del candidato Attilio Di Mattia. E io voglio rimpicciolire tutto questo. Lì si è vinto Di Mattia perché era di più in sintonia con la cittadinanza. Si hanno perso i tre candidati del PD e perché sono stati, diciamo, un po' costruiti all'ultimo minuto, con un po' di supponenza. Per il resto quello che ho realizzato io è soltanto una scrittura a sei mani di un libro scorrevole, agevole, che contribuisce a far capire un pezzo di politica di questa regione. Per quanto riguarda il mio esserci in futuro all'interno degli ambienti dei partiti, io di solito lo condivido e lo concordo con la cittadinanza. È la cittadinanza che mi alloca nel centrosinistra, è il patrimonio della mia formazione culturale che è di centrosinistra. È tutto quello che voglio fare, diciamo, che ha questa curvatura. Poi i gruppi dirigenti al loro interno sono animati a volte così da ansia, da dispetto, da piccinerie, ma tutto quanto questo si risolve nello spazio di un mattino. L'importante è che ci siano i confronti diretti. Quanto alla vicenda politica nazionale del Partito Democratico, ecco, io mi aspetto e lo sto aspettando, diciamo, da qualche anno, che ci si metta attorno a un tavolo da parte di coloro i quali sono capaci di innestare un pensiero collettivo e che si scrivano, per esempio, le carte fondative, le priorità, gli elementi di fondo che ispirano un'appartenenza, come è stato fatto per il riformismo inglese, per quello tedesco e anche per quello americano. Non si è fatta prima un'operazione organizzativa e poi la gendarmeria si occupasse del resto, si è fatta prima un'operazione culturale, di pensiero. E poi il dato organizzativo, diciamo, viene regalato dalla cittadinanza. Quello che non può essere regalato, e men che meno dalle tipografie, è esattamente il pensiero di fondo, la riconoscibilità culturale. Su questo vedo dei vuoti, che sono poi i vuoti che hanno determinato quelle sofferenze, quelle latitanze e anche certo tipo di sconfitta.
ma le sconfitte, come nelle vicende individuali, fanno bene, nutrono, forniscono alimento, danno robustezza. Io credo molto ad una frontiera del cambiamento che si contrappone ad una frontiera della conservazione. Per esempio in America mi è piaciuto molto il lavoro che ha fatto Obama, nonostante intere stagioni di incomprensione. Obama ha rappresentato la frontiera del cambiamento, la spinta che va in avanti, ma dove l'andare avanti non è, diciamo, il cammino del diavolo, purché si cambi va bene. Il suo andare in avanti significava andare in avanti nella costruzione di comunità dei diritti, di comunità delle garanzie, fare in modo che il futuro sia il tempo abitato da tutti, non soltanto da pochi. Ecco, come determinare questo? Impiegando quali risorse? Pensando a nuove stagioni di nuove risorse e la fatica della politica, che richiede pensamento, innovazione, creatività, che richiede ideazione. Tutto questo tu lo metti in campo se ascolti. Oggi è uscito un bellissimo inserto in accompagnamento al Corriere della Sera, è stato riprodotto, diciamo, un'intera antologia di pensate di Guido Calogero, con un bellissimo contributo di Norberto Bobbio. C'è una dedica che fa Calogero rispetto, diciamo, a questa bella raccolta, e specifica che cos'è per lui la democrazia. La democrazia non è un affare di coloro i quali dicono, ma è un affare di coloro i quali ascoltano. Insomma, la destinazione migliore della democrazia è l'ascolto. Ecco, questa capacità di accoglienza deve essere proprio dei partiti, propria dei partiti. A volte invece i partiti sono dei tubolari che stabiliscono o chi sta sopra e chi sta sotto, o chi sta dentro e chi sta fuori. Invece i partiti devono produrre pensiero, programmazione, anticipazione, veduta di lungo raggio. Una volta, quando i partiti sono stati concepiti, e parlo dell'Ottocento, avevano tre specializzazioni. La prima specializzazione era quella di individuare la classe dirigente candidabile. La seconda specializzazione dei partiti era quella di stabilire le priorità programmatiche. La terza specializzazione era quella di favorire le occasioni per giudicare la classe dirigente, quella in esercizio. Oggi a volte i partiti non fanno nulla di tutto questo, è soltanto un'autoallocazione, è un dire di sé che si è dirigenti. Ecco, su questo non mancherò di dare un contributo. Al riguardo, con un gruppo di amici molto dotati, molto esperti, stiamo animando una scuola di regione che punta, diciamo, a creare contenuti per la funzione dirigente regionale, perché poi ho visto una specie di malanno in capo al sistema regione dell'Abruzzo. È andato in onda, almeno su un versante, quello del centro-sinistra, una specie di malattia o di anomalia istituzionale, che io chiamo così, il vicepresidenzialismo. È come se per il centro-sinistra, almeno in un recente passato lungo, è come se si fosse cercato più di individuare il vicepresidente che il presidente. Ecco, io vorrei tanto che i prossimi appuntamenti fossero animati da una scelta netta di campo, che si elegga il presidente, che i cittadini vengano messi nella condizione di eleggere il presidente, senza nascondimenti di figure seconde, vicarie e terze, che devono sapere, insomma, che sono figure che possono essere rese tali solo dall'incoronazione elettorale. Perché poi l'incoronazione elettorale è un affidamento di responsabilità, e l'affidamento di responsabilità, come dice un grande vescovo che oggi è quasi a riposo anche nella cura delle anime territoriali, Monsignor Comastri, la responsabilità evoca due concetti: un'abilità e un obbligo di risponderne. L'abilità è quella del potere, che si chiede e si ottiene attraverso un'elezione, e poi c'è l'obbligo di risponderne, perché uno, due, tre, che sono quelli che fanno classe dirigente, che poi ottengono una certa funzione, poi devono sapere che periodicamente devono dire cosa hanno fatto di quella funzione, quanti risultati hanno raggiunto, quanta parte del programma chiaro che loro hanno comunicato si è realizzato. Ecco, troppe volte c'è il non detto, c'è il balbettio, c'è il grigiore, c'è lo scivolamento. Su questo versante, che è un versante, a mio avviso, di grande incrocio, di grande intesa con la cittadinanza, io quando percepisco che si scrive o si dice che la cittadinanza non ci crede, si disaffeziona rispetto ad una politica che non fa nulla, che non combina nulla,
Ma risiede ad una politica nella quale i risultati si vedono e si toccano con mano. La città di Salerno, per esempio, il sindaco di Salerno De Luca, lui non è stato privo di affanni per i suoi avvocati, ha dovuto difendersi e si difende ancora quotidianamente, ma lui ad ogni bagno elettorale viene giudicato il migliore, perché lui le cose che dice le fa e le cose che fa corrispondono alle cose che dice. Ed è questa la frontiera, secondo me, della democrazia che si capisce. Tutto il resto è un circumnavigare tra ozio, inutile egoismo, sollazzamenti vari che hanno poco da raccontare alla cittadinanza. In questa lettura della situazione politica, il terzo polo come si pone? Ma il terzo polo, diciamo, è ancora una promessa intuitiva. Diciamo, esiste molto nell'inchiostro dei giornali, ma si deve strutturare. Io ho imparato una cosa, soprattutto frequentando l'impegnativa città universitaria di Teramo, della quale ringrazio il rettore Russi e tutta la comunità dei docenti. Insomma, deve prima di tutto esserci un pensiero. Invece a volte accade che prima di tutto ci sono dei cognomi che vogliono serenità per il futuro. C'è bisogno che ci sia un pensiero, una collocazione politica è specificata, è animata, è raccontata, è descritta, è giustificata da un pensiero politico. Su che? Primo, su quali sono i nuovi diritti da garantire. Secondo, come si produce la ricchezza. È un tema che sfugge troppo alle riunioni dei partiti, alle riunioni della politica. Come si produce la ricchezza e poi come la si divide la ricchezza, che è il tema della fiscalità, della erarialità. Ecco, Passera su questo delle risposte le sta dando. La scelta di Passera, per esempio, di far dare le terre agricole facenti parte del patrimonio demaniale ai giovani che vogliono intraprendere in termini di agricoltura economica è una scelta che si capisce, è una scelta riformista che si capisce. Così come la scelta, per esempio, di pagare i debiti della pubblica amministrazione con un sistema anche, tra virgolette, creativo, è una cosa che si capisce. Perché cessa di uccidere il sistema delle imprese. Attendere 240 giorni per una soddisfazione contrattuale significa organizzare il cappio al collo al sistema delle piccole e medie imprese. E poi dobbiamo capire un dato di certezza che scavalca l'Ottocento, il Novecento, che si colloca nel 2100 sul piano dei convincimenti di parte della classe dirigente. La regina delle cose è l'impresa. L'impresa, se è fiorente, organizza il lavoro e con il lavoro i diritti del lavoro. Noi dobbiamo fare in modo però che aumentino le imprese. Quando De Gasperi parlò all'Assemblea delle Nazioni Unite, disse che quello sul quale chiedeva fiducia al sistema mondiale era la fiducia che veniva riposta dai cittadini italiani in capo al governo italiano. E poi assicurava De Gasperi che l'Italia che aveva in mente era un'Italia di piccoli proprietari terrieri. Se tornasse De Gasperi direbbe che l'Italia che ha in mente è un'Italia di piccoli intraprendenti autonomi, di un'impresa libera, giovanile, rinnovata, innovativa, compatibile con l'ambiente, che produce gioia nel lavoro. Tutto quanto questo accade se fare impresa è facile, se non ci sono le difficoltà del credito, dell'internazionalizzazione, dell'irrobustimento, dell'organizzazione della ricerca. Tutto questo deve essere una premura fondamentale, un architrave delle premure della politica, del potere pubblico, del potere decisionale e delle attività istituzionali. Tutto questo si può fare, lo si è fatto altrove. In molte regioni tedesche che si chiamano Länder si è fatto questo. Certo, lì c'è un di più di qualità dei poteri decisionali, ma noi siamo in cammino sul piano anche della dotazione dei poteri in Italia per quanto riguarda le regioni. C'è la riforma del titolo quinto che sembra chiedere con il lamento: utilizzate voi regioni i poteri delle regioni. C'è tutta una lunga serie di materie che attende di essere normata dalle regioni, fatti i principi delle impostazioni quadro da parte dello Stato. E guardate che adesso c'è la conferenza Stato-Regioni, dove si può fare insieme. Il principio lo fa il sistema paese e la legge di contenuto lo fa il sistema delle regioni. Però su questo c'è una certa latitanza che va riempita anche attraverso il respiro dei partiti, l'entrata in campo dei partiti, dell'elaborazione dei partiti, alla condizione che i partiti non siano dei tubolari pieni
di ambizioni costruite soltanto sull'ambizione. L'ambizione, che è una molla legittima della società, va costruita sul contenuto, sullo studio, sull'approfondimento, sulla conoscenza delle questioni e sulla fatica dell'ascolto, come dice Guido Calogero. Troppe volte ci sono dei filamenti, che sono filamenti per quanto riguarda la dedizione, e poi sono giganteschi per quanto riguarda, diciamo, le aspettative di allocazione. Ecco, su questo io darò un contributo e sono convinto che sarà un contributo ascoltato, perché vedo il sorriso della cittadinanza. Noi, come, diciamo, sistema delle premure che sta operando su più territori, abbiamo anche una intensa attività culturale. La Fondazione Europa Prossima, che raccoglie anche il mio punto di vista, ogni 2 o 3 mesi porta in campo una iniziativa, anche chiamando competenze internazionali, bravure del sistema bancario, del sistema economico, della comunità scientifica internazionale, e ogni volta sono centinaia e centinaia di persone, e non sono persone, diciamo, portatrici di disperazione, sono persone portatrici di una voglia rispetto all'Abruzzo, di una volontà. C'è ancora una speranza, insomma. Certo, io ho un sito e mi fa piacere poterlo presentare. Sito, siamo proprio brevemente, www.pontedelmare.it. Tra l'altro, attraverso questo sito si assumono sia notizie delle cose che stiamo facendo e anche di quello che faremo molto presto. Attiveremo questa scuola di regione che vedrà l'impegno in prima persona di personalità tipo De Rita. Cacciari verrà il 1° di giugno, per esempio, a ragionare con noi sulla funzione delle città. Verrà Andrea Manzella, che è uno dei più grandi esperti di diritto parlamentare, sulla riforma istituzionale, Gianfranco Viesti, Trigiglia, verrà il ministro Bacca. Insomma, faremo un lavoro di supporto per la buona politica. Perfetto. Io ringrazio Luciano D'Alfonso, è stato un piacere averlo ospite. Mi scuso la regia perché abbiamo sforato per qualche minuto, ma insomma l'argomento meritava. Alla prossima volta, sarà un piacere di averti qui. Grazie a voi per averci seguito, l'appuntamento è giovedì prossimo.